noi vivere in van è una passione ed è uno stile di vita. E la domanda che tutti ci stanno facendo è come possiamo permetterci di viaggiare così a lungo? Per 7 mesi abbiamo girato la Nuova Zelanda in lungo e in largo a bordo di un vecchio Nissan Omi camperizzato da noi e adesso stiamo esplorando l'Europa a bordo di questo Opel Vivaro, anche questo camperizzato da noi. Vivere in van per noi non è una vacanza prolungata, ma abbiamo delle regole che ci permettono di ridurre i costi e quindi viaggiare più a lungo. La regola numero uno è fare solo campeggio libero. La regola numero due è si mangia solo in van, o quasi, che comunque rimane il nostro ristorante preferito. Quindi raramente cene o pranzi fuori, ma si fa la spesa normalmente e poi cuciniamo noi, principalmente lui. È per quello che è uno dei ristoranti migliori. Le risorse in van sono limitate, infatti abbiamo una scorta limitata d'acqua, 25 litri di acqua per bere, cucinare, eccetera, e poi altri 25 litri della doccia solare sul tetto. Il gas è una bombola, quindi a un certo punto finirà, e poi l'energia elettrica è data da una batteria da 100 A alimentata da due pannelli solari. Quindi in ogni cosa che facciamo siamo super attenti a non sprecare queste risorse e questa volta significa farsi una doccia fredda oppure lavarsi una mano alla volta per risparmiare acqua. Non siamo dei turisti, ma siamo dei viaggiatori e quando ci capita di voler vedere qualcosa a pagamento, comunque particolarmente gettonata, cerchiamo o un'alternativa gratuita oppure non ci andiamo. Fondamentalmente così è. Abbiamo ridotto praticamente a zero l'acquisto di cose non necessarie. In primis, vestiti, cose per la casa, lo spazio in van è ridotto, quindi anche volendo le cose non ci stanno, ma ci siamo davvero resi conto che abbiamo più del necessario, quindi ci facciamo bastare il minimo e siamo felici così. Un altro modo valido per risparmiare è il fai da te. E noi siamo partiti senza esperienza e ci siamo camperizzati questo van e anche quello in Nuova Zelanda. Questo abbatte notevolmente i costi. E un altro lato positivo di questo è che mentre viaggi, se succede qualcosa o se devi aggiustare qualcosa, sai come fare perché l'hai costruita a te. Pur seguendo tutte queste regole, rimane una spesa fissa che
che è il carburante, che è la spesa che va a incidere di più sulla nostra tabella dei costi. Infatti, in base a quanto ti sposti, la spesa aumenta o diminuisce. Noi abbiamo una spesa media di 10 euro per 100 km. Quindi l'unico modo per regolare questa voce di spesa è programmare un itinerario che sia economicamente sostenibile.